Buonasera a tutti e bentornati in un nuovo video. Questa sera questo video non sarà come gli altri, quindi se state cercando video con varianti, questo non è il video che fa per voi. Se state cercando più letture, non è il video che fa per voi. Questo video andrà a ispezionare una situazione in particolare, quindi una situazione che potrebbe parlare di pochi di voi, penso veramente poche persone. Però se siete capitati su questo video, probabilmente è perché c'è un messaggio per voi. Quindi provate ad ascoltare. Se non vi ritrovate, mi raccomando, lasciate andare quello che avete sentito perché non è per voi. Allora, andiamo subito a vedere. Innanzitutto vi dico che per questo interattivo andremo a utilizzare i mazzi direttamente, quindi non andrò a selezionare delle carte, ma andremo direttamente a sfogliare i mazzi e a lasciare che le carte cadano come devono cadere, e questo ci darà le nostre risposte. Allora, io direi di partire con questo mazzo qua per avere delle risposte. Li ho mischiati prima. Allora, qui c'è una situazione che mi è arrivata particolarmente per alcuni, e che sembra una situazione di confusione, non riuscite a capire se è giusta per voi quella relazione oppure no. E alcuni di voi non riescono a darsi pace a questa domanda, alla domanda di sempre, la domanda che si sono fatti magari anche per anni. Siamo destinati a stare insieme oppure no? Che tipo di relazione è questa? È una relazione karmica che magari ha fatto il suo dovere, ha portato allo scopo a cui serviva e deve andarsene? Oppure è una relazione divina, una relazione che deve continuare e che nonostante tutti gli ostacoli deve trovare una sua via? Questa è la domanda alla quale andremo a rispondere oggi. Se non vi interessa questa domanda, naturalmente non è il video per voi, ancora una volta. Allora, vediamo un po' di rispondere a questa domanda. Che cosa ci dicono le carte riguardo questo concetto? Abbiamo un 3 di denari, abbiamo un re di coppe al contrario. Vediamo cos'altro vi devono dire le carte riguardanti questa situazione. Ripeto, qua si tratta di una relazione amorosa, una relazione affettiva con qualcuno. Non andrò a parlare dei sessi, girate voi come vi risuona, perché noi stiamo analizzando le energie e le energie sono tranquillamente reversibili, quindi potrebbe essere che sentiate parlare di voi. Come anche che sentiate parlare dell'altra persona in prima persona, spero di essermi spiegata. 3 di spade. Allora, adesso andiamo a vedere un po' come sta messa la situazione sostanzialmente da quello che vedo. Allora, qui come apertura, a parte che sul fondo del mazzo abbiamo un 9 di spade al contrario, il che mi indica che una sofferenza è terminata. Allora, questa sofferenza qua mi parla di una prigione mentale. Come potete vedere, questa donna è stata. Guardate l'immagine, proprio ve lo mostra. Questa donna è stata chiusa in una sorta di cella, che potrebbe essere anche una cella mentale, non necessariamente fisica, lo spero per voi. Però ecco, vedete, c'è quello che è il suo carnefice che quando giunge nella sua cella per torturare psicologicamente questa persona, la ragazza ovviamente soffre. Cioè, questa è la sofferenza della quale stiamo parlando. Penso che alcuni di voi possano aver subito questa cosa per molto tempo. O voi o l'altra persona, cioè voi avete fatto questo all'altra persona o l'altra persona ha fatto questo a voi, vedete un po' come vi risuona. Questa è l'energia di fondo mazzo, ma vi dico, questa cosa è superata, non c'è più, se n'è andata e quello che vedo adesso come presente è una situazione nella quale è come se
non si riuscisse a collaborare, una situazione nella quale l'energia maschile all'interno della relazione ha una grande scarsità di empatia e soprattutto è una persona instabile emotivamente, da quello che vedo, il re di coppe con l'acqua, appunto, quindi a parte che potrebbe essere anche un segno d'acqua. Quindi vedete voi se lo è, ma se non è un segno d'acqua, non importa, prendete l'energia. Comunque, il re di coppe è il re che è a contatto con le sue emozioni. Quando mi esce rovesciato, mi indica che la persona è in disequilibrio con le sue emozioni. Quindi qui abbiamo proprio una persona in disequilibrio che a volte si rivela essere un po' bipolare, mi verrebbe da dire, da quello che vedo qua. Perché qui abbiamo proprio anche un po' un dark side che viene fuori, vedete? Questa figura che ogni tanto spunta, sbrocca, viene fuori e quindi l'empatia che potrebbe avere questa persona va a farsi benedire. Allora, probabilmente potrebbe essere che non ci sia collaborazione soprattutto grazie a queste cose, cioè a causa di questi problemi. Ovviamente sono problemi che voi conoscete molto bene. Potrebbe essere che capiti anche a voi nello stesso momento questa cosa. Comunque questo è un comportamento dell'energia maschile, che non significa che chi è l'uomo della coppia allora debba avere questo comportamento. Significa che abbiamo energia maschile tutti dentro noi stessi, quindi sia le donne che hanno energia sia maschile che femminile, sia gli uomini, energia maschile e anche femminile. Quindi la vostra energia maschile si comporta in questo modo, oppure l'energia maschile dell'altra persona si comporta in questo modo. E questo succede quando la persona non sa bene come affrontare certe questioni, appunto, emotive, che lo o la fanno andare in escandescenza, ma questa è la problematica, penso, di una vita. Allora, vediamo un po' anche le altre carte. Allora, qui abbiamo un 3 di spade. Per alcuni potrebbe riguardare questa carta, quindi un po' con il passato, potrebbe essere un trigger della coppia, quindi potrebbe essere che entrambi siate particolarmente possessivi e gelosi e che di conseguenza, ovviamente, quello che succede è che accadono delle triangolazioni, dei tradimenti e ci sono terze persone. Allora, qui vedo che potrebbe esserci una delle due persone che in questo momento si sente tagliata fuori, si sente lasciata fuori al freddo, me lo dice il 5 di denari. Potrebbe essere anche, magari, lasciata fuori dal punto di vista economico per alcuni, solo per alcuni, ma quello che vedo qui è che c'è un triangolo, c'è un'altra persona, o da parte vostra o da parte dell'altro, però quello che succede è che c'è tanto dolore, c'è tanto sangue, lo vedete anche nella carta, e in realtà tutto questo è molto lontano da quella che sarebbe la dimora delle vostre anime. Probabilmente proprio per questo, perché c'è questo ingarbugliamento. Allora, io vedo che voi in realtà avete il potenziale di andare verso un livello successivo, verso anche alcuni di voi potrebbero anche girare il mondo, oppure potrebbe esserci una distanza fisica che vi separa e forse una delle due persone potrebbe addirittura muovere dei passi proprio fisici per andare dall'altro. Questo è quello che mi arriva qui e quando succederà questo si va verso un livello successivo, quindi il numero 2. Ok, adesso direi di andare a vedere con questo altro mazzo di tarocchi se abbiamo ulteriori informazioni. Allora, vediamo di avere ulteriori informazioni per le persone che stanno guardando questo video, quindi questa relazione. Questa relazione deve. Che scopo ha questa relazione? Ecco, allora, 10 di coppe, 4 di coppe, 3. Ah, no, si sono rigirate. Allora, no, perdonatemi, era un 10 di denari, non di coppe. Ok. Quattro di pentacoli.
al contrario. La papessa. Mi sa che dovremmo andare ad approfondire molto con le carte oggi. Allora, tanto abbiamo tutti i mazzi a disposizione, no problem. Fatemi tra l'altro sapere se vi piace questo tipo di interattivo. Allora, un re di spade al contrario. Adesso vi spiego cosa vuol dire. E poi abbiamo il giudizio al contrario sul fondo del mazzo. Allora, cosa vuol dire? Innanzitutto, qui non c'è più tempo per i ritorni. Il giudizio al contrario mi dà proprio questa delucidazione. Forse il tempo che ha fatto, che doveva fare questa relazione nella vostra vita l'ha fatto. Me lo mostra appunto questa carta, molto esplicativa. Allora, qui vedo, tra l'altro, per la vostra situazione, qualcuno che rimane a rimirare un po' l'orizzonte. È un 4 di coppe, quindi significa che la persona forse neanche si rende conto di che cosa gli viene offerto, di che cosa gli è stato offerto. Forse non ha neanche trovato veramente la motivazione, e questo vedo che rende impossibile una concretizzazione proprio materiale, concreta, perché i pentacoli indicano questo. Quindi vedete, poi tra l'altro questa carta è molto bella perché indica proprio l'armonia familiare, quindi la possibilità di creare un nucleo familiare, una famiglia, un bambino, insomma, è proprio questa dimora creata dalla natura, quindi da anche forse una connessione molto più forte con le radici, perché questa connessione tra voi due sarebbe in grado di esistere soltanto con una deep connection, una grande connessione con le vostre radici, sia vostre che dell'altra persona. Quindi entrambi fare un lavoro di introspezione così grande da arrivare a entrare in contatto con se stessi, la propria autenticità vera. Allora, in quel caso sarebbe possibile creare questo, ma finché non è possibile farlo, cioè finché non si fanno questo, non si fa un lavoro su di sé da entrambe le parti, è un po' impossibile. Infatti questa carta mi è uscita al contrario. Infatti la realtà è che noi abbiamo una persona qui che non si muove, è ferma, magari rimira l'orizzonte, poeticamente e romanticamente sogna l'avvenire, ma poi di fatto, come potete vedere, è seduta e non si alza, non si muove, non fa passi concreti verso questa realizzazione. Allora, abbiamo in più anche questo 4 di pentacoli che ci parla di un tenersi aggrappati, anche in maniera malata, troppo alle cose, alle persone. Quindi, cosa ci vogliono dire questi due quattro insieme? Allora, innanzitutto, che se questa relazione la state vivendo è perché vi è stata mandata da qualcosa di più alto, dal vostro inconscio, per fare delle esperienze, per evolvervi, quello che vi volete. Quindi, non è stato tempo sprecato, non è tempo sprecato, ma qui abbiamo anche un reminder al fatto che più una persona si dissocia quando vive qualcosa, anche di affettivo, più si dissocia e non sente quello che ha dentro, e più sarà forte l'attaccamento, quindi di conseguenza anche il dolore. Questo perché? Perché se non viviamo appieno le emozioni, le esperienze, non lo so, magari amiamo e non siamo in grado di amare, però dentro coviamo questo sentimento, ma non ce lo viviamo. Ecco, non viversi le cose crea rimpianto, e il rimpianto crea attaccamento, perché poi non si vorrebbe mai lasciare andare questo oggetto, magari di emozioni o quello che ci ha fatto provare queste emozioni, perché si vorrebbe sempre avere la possibilità di viverle sul serio, quelle emozioni. E questo crea solo un attaccamento tossico. Infatti, tra di voi c'è un attaccamento tossico, ve lo dico, lo vedo qua chiaramente con questa carta. E inoltre abbiamo anche delle cose nascoste qui. Potrebbe essere che vi nascondiate quello che realmente provate.
Potrebbe essere che la persona non sia completamente limpida con voi o che voi non lo siate con questa persona, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Anzi, vi dico che abbiamo anche questo re di spade al contrario. Il re di spade è di per sé una persona, un archetipo di persona molto duro, molto tagliente e molto autoritario. È una persona giusta, il re di spade, che dice quello che pensa, ma quando mi esce capovolto, come in questo caso, è un utilizzo sconsiderato della propria forza al punto da diventare anche violenza fisica, a volte, spero di no per voi, ma psicologica per la maggior parte. Quello che intendo dire è che qui abbiamo a che fare con una persona che tende a imporsi sugli altri e tende a voler sostanzialmente un, non lo so, un posto da, cioè, quasi incutere temore, terrore, timore negli altri. Questo è un po' in realtà quello che cerca di fare, ma in realtà non è questo il modo, perché probabilmente questo ha portato poi, cioè, allora, una persona così dura. Poi nel avere a che fare con l'emozione, abbiamo visto prima col re di coppia al contrario, non è in grado di gestirle, infatti è completamente fuori, cioè, fuori dalla gestione delle sue emozioni, non è assolutamente una persona in equilibrio e tende a viversi le emozioni in questo modo, quindi non riesce proprio neanche forse a connettersi bene con ciò che prova, a viverselo. È proprio un po' un problema, cioè mi rendo conto che probabilmente questa persona ha qualche problema se agisce in questo modo, però voi dovete prendere atto di quello che è. Adesso vediamo i lati ombra di questa persona e anche della relazione con questo mazzo che lo sapete è il mio fedele alleato per quanto riguarda i lati ombra e le relazioni tossiche. Allora, abbiamo già due carte che sono uscite e sono un 7 di spade al contrario, con un appeso al contrario, che ragazzi, il 7, scusatemi, infatti ho detto 7 di spade. Il 7 di croci qui corrisponde al 7 di spade dei tarocchi. Ho già detto tutto, ma dopo vi spiego. Allora, vediamo un po' se ci sono altre carte. Quali sono i lati ombra di questa relazione, di questa persona? Gli amanti al contrario. E l'otto, no, il 7 di maschere. Allora, sul fondo del mazzo abbiamo il 7 di rose. Quanti 7? Allora, il fatto che ci siano così tanti 7 ci indica proprio di fare attenzione. Vi dico che il 7 di spade, cioè, ripeto, il 7 di croci che corrisponde al 7 di spade per i tarocchi normali, indica, è la carta del bugiardo, del traditore, del ladro. Sostanzialmente, no? Cioè è l'arcano che indica il ladro, cioè non è neanche un arcano, però è la carta del ladro, ci siamo capiti. Questa carta, tra l'altro, uscita al contrario, mi aggrava ulteriormente il significato. Significa che questa persona non ha minimamente a cuore quando si comporta così la gioia degli altri. I sentimenti degli altri, quello che provano gli altri e di conseguenza appunto anche il partner, cioè questa persona quando diventa questo, non, cioè, passa sopra, sarebbe in grado di passare sopra tutto e tutti pur di far praticamente valere la sua idea e vincere. Vincere, e questo è il punto per questa persona. Allora, vedo che gli aspetti ombra di questa persona sono innanzitutto, ripeto, mente, e a volte è anche un po' sadica e potrebbe fare giochini psicologici e soprattutto lo vedo anche coprire. Tutto questo con una maschera che è poi
mi è poi mostrata da questo set di rose, quindi una maschera fatta di romanticismo stucchevole, qualcosa che abbindola, cioè utilizza quest'arma per nascondere la vera natura, che poi non è altro che questo set di spade, come abbiamo visto prima, quindi questo. Allora, quando è così, è come se capovolgesse o tentasse, cioè tentasse, lui fa così o lei fa così, perché tenta di capovolgere la vostra visione delle cose. Questo si chiama proprio gaslight, tra l'altro in psicologia è una tecnica di manipolazione. Significa che la persona tenta di invalidare la vostra visione delle cose, la vostra realtà percettiva addirittura arriva a fare questo. Per raccontarvi la vostra versione, in questo modo voi crederete alla sua versione e non a ciò che sentite, non a ciò che provate, non ai vostri stati d'animo, ai vostri sentimenti. Gaslight, è una parola che deriva da un film, molto molto vecchio, che mostrava questo marito con la moglie. Che vivevano in casa, lui spostava i mobili, spostava le cose, e quando lei chiedeva: ma quel mobile non era in quella posizione, lui rispondeva: no, te lo sei sognato tu, è sempre stato così. È un esempio per farvi capire che cos'è questa manipolazione mentale, che cos'è il gaslight. È la tecnica di manipolazione più dannosa e peggiore che esista. Quindi questa persona fa questo quando entra nell'energia del sette di spade. E questo ovviamente fa crollare tutta l'intesa, tutta la sintonia, tutta l'unione delle vostre anime che ci potrebbe essere, perché qui abbiamo proprio questo. E quello che vuole fare anche mi arriva è rendersi indispensabile al punto da non, che voi non, praticamente non siete più in grado di prendere una scelta, cioè che voi siate portati al punto da non essere più in grado di scegliere. Tra lui e qualcun altro, tra lui e la vita, tra lui e, non so, anche solo la possibilità di conoscere nuove persone. Questa persona fa questo perché teme come la peste l'essere scartato, l'essere rifiutato, l'essere abbandonato, l'essere sostituito o che voi preferiate qualcun altro a lui o a lei. E quindi fa questo in modo da portarvi a non avere più nemmeno una scelta consapevole della persona che state scegliendo, vuole proprio tirarvi in un vortice dal quale voi non potete più uscire, siete dipendenti da lui o da lei e non possiate più scegliere, ok? Di mandarlo o mandarla a quel paese a stendere e che terminare la relazione, vuole arrivare a questo ed è per questo che fa questo e sono le sue paure a guidarlo. Allora, io vi dico una cosa, questa persona ha problemi, cioè mi sembra palese, ma questo non deve assolutamente andare a giustificare i suoi comportamenti, perché non significa che se uno sta male allora dobbiamo accettare tutto ciò che fa. Attenzione, pensate prima sempre a voi stessi, dopodiché pensate agli altri, perché tra l'altro mi era partita una carta. Perché altrimenti andate a prosciugare le vostre energie vitali per l'altro, quindi è importante questa cosa. Adesso andiamo a vedere i vostri lati ombra. Abbiamo visto quelli dell'altra persona, adesso vediamo i vostri lati ombra. 3 di farfalle, la morte al contrario, il 5 di croci, poi abbiamo la giustizia al contrario e l'8 di farfalle. Allora, il 7 di farfalle sul fondo. Io vi vedo che in realtà voi avete solo paura di spiccare il volo verso la vostra libertà. E vedo che sì, c'è uno di voi che appunto, adesso ripeto, non, ho parlato dell'altra persona e adesso parlo di voi per una questione di comodità, ma se adesso sentite parlare dell'altra persona e prima avete sentito parlare di voi, è valido lo stesso, ok? Vedete voi come risuona. Allora, io vedo qui una persona che vuole andare verso la sua libertà. Sa, guardate quante farfalle sono uscite. Deve liberarsi da questo macigno, questo fardello, e quindi di conseguenza ha paura, perché poi in realtà l'ignoto fa paura. Quindi l'unico problema, l'unica ombra di questa persona è che ha paura della sua stessa libertà. Ma andiamo a vedere. Allora, qui
C'è bisogno di muovere dei passi. Le ombre di questa persona o vostre sono che voi non riuscite a muovere i vostri passi verso qualcosa di meglio, verso un terzo livello. Qua, quando si parla del 3, si parla di armonia tra mente, corpo e spirito, equilibrio, si parla di concretezza, creare, creazione di cose. Capite? Quindi è già un livello successivo rispetto all'incamminarsi verso una nuova direzione. Abbiamo la morte al contrario che mi ribadisce quanto voi abbiate paura della vostra libertà e del cambiamento. La morte non è altro che una rinascita, una trasformazione. Probabilmente voi dovete morire a voi stessi, lasciare andare tutto ciò che avete vissuto e elaborarlo. E infatti qua questa morte di questo mazzo è molto bella, molto esplicativa, perché come vedete è una donna che si immerge nelle acque di un lago con queste ninfee, e come metafora mi arriva molto quella delle emozioni, quindi lasciarsi annegare nelle proprie emozioni, quindi in modo da riuscire a superarle, a elaborarle, sentirle, stare a contatto con le proprie emozioni. Questo è l'unico modo per voi di effettuare questa morte spirituale. Ovviamente, ripeto, è una morte spirituale, però va veramente fatto, perché qui vedo tanta resistenza. Infatti mi è uscita al contrario, vedo tanta resistenza nel fare questa cosa, eseguire questo processo di trasformazione. Evidentemente, ripeto, quello che vi blocca è veramente che avete una paura incredibile la vostra libertà, di quello che ci può essere dopo, dell'ignoto, perché poi alla fine magari questa situazione la conoscete già da un po', da anni, magari per alcuni, e quello che c'è dopo invece è ignoto, quindi magari vi spaventa. E so che è un meccanismo veramente strano del cervello, però a volte funzioniamo così. Staremo anche dove stiamo male, pur di stare nella sorta di zona di comfort, nella zona, diciamo, conosciuta, anziché andare verso qualcosa di nuovo, quindi questo. Allora, vedo che infatti, proprio perché non si riesce a fare questa cosa, c'è difficoltà nell'elaborare dei traumi irrisolti, ve lo dico. Quello che vi blocca qui sono traumi irrisolti con questa persona o con questa relazione. Probabilmente voi non avete voluto mai elaborare dei traumi e sono rimasti irrisolti, sono lì dentro di voi, sono lì che continuano a chiamare la vostra attenzione e non vi lasciano andare via. Perché l'inconscio appunto funziona così: quando vogliamo qualcosa, se ci sono, cioè l'inconscio ci tira verso quelle che sono le chance per rinnescare i nostri traumi e risolverli. Quindi, se per esempio c'è una relazione tossica che ci può aiutare nel appunto risolvere i traumi, state tranquilli che l'inconscio vi tirerà verso quella relazione. Ma non perché quella relazione sia quella della vostra vita, ma perché quella relazione serve per rinnescare traumi e farli guarire. Questo è un po' quello che dovete fare. E se continuate a andare in questa relazione è per questo, è per questo. Voi siete bloccati per questo, e infatti qui in questa situazione non c'è giustizia. È come se non riusciste a far agire la vostra giustizia. Ed è anche come se si continuassero a ripetere dei cicli che puntualmente ritornano nella vostra vita, si ripetono esattamente identici. Ma sapete benissimo, tra l'altro, di che cicli sto parlando se state guardando questo video. E questi cicli non vi permettono di nuovo di andare verso la vostra libertà. Adesso vediamo quali sono i lati ombra della relazione. Quali sono i lati ombra della relazione? Abbiamo già una carta. È di nuovo il 7 di croci. E quindi niente, riconfermo che qua c'è veramente qualcuno. Ragazzi, è uscita due volte, al contrario, quindi qua c'è veramente qualcuno che ha questo atteggiamento. Si è girata una carta, la volevo ripescare, non la trovo più. E qua c'è veramente qualcuno nella coppia che ha avuto, ma potrebbe avere ancora, un atteggiamento tossico, bugiardo, non affidabile. Non dovete fidarvi di questa persona, anche se vi racconta il contrario. Vediamo un po' adesso se
abbiamo altre carte per i lati ombra della relazione. Allora, i lati ombra di questa relazione, non della persona, non delle persone, ma della relazione, vorrei sapere. I lati ombra di questa relazione. Oddio, mi è esploso il mazzo. Allora, prendiamo questa e prendiamo la prima e l'ultima che sono uscite. Di nuovo il 7 di... No, vabbè. Di nuovo il 7 di maschere. No, qua è veramente un messaggio molto chiaro. Allora, qui c'è un rimando a quello che ho detto prima. Allora, i lati ombra di questa relazione sono l'inganno, soprattutto da una delle due parti, la finzione, soprattutto da una delle due parti, e anche l'incapacità, questo da parte di entrambi, di stare soli, quindi di stare nell'energia dell'eremita. L'eremita è una persona che sta da sola per un periodo, no? E che compie un cammino spirituale. Passare nell'energia dell'eremita è necessario per uscire dalla notte buia dell'anima. Per cui forse voi lo avete fatto, ma questa persona no. Allora, vi dico una cosa: l'eremita, come fa vedere questa immagine, e come sinceramente è molto esplicativa questa immagine. Mostra innanzitutto l'istinto, quindi l'eremita si fa guidare dall'istinto, ma mostra anche che c'è del freddo. È molto bella questa carta perché? Perché ovviamente la persona che si rifugia nell'energia dell'eremita per fare un percorso spirituale o un upgrade, appunto, della sua evoluzione, per elaborare determinate cose, anche determinati traumi o prendersi del tempo per sé, potrebbe sentire freddo. Potrebbe sentirsi solo, lasciato fuori al freddo, senza calore umano. E questa è una delle fasi da attraversare per chi fa un percorso spirituale. Resistere a questo, perché il caldo è dentro di voi, il fuoco, il focolare, il tepore lo dovete trovare dentro di voi, l'eremita lo trova dentro di sé. Però vi dico che qui sarà un percorso un po' tosto, perché qua questo eremita non ha neanche una torcia in mano. Cioè, deve ancora trovare il modo di accendere il fuoco. L'eremita in altri mazzi ha spesso una torcia, ve lo dico perché la differenza è abissale come significato ed è per questo che esistono tanti mazzi di tarocchi. Questo no. Quindi qua c'è veramente anche un lavoro molto molto importante da fare. Potrebbe esserci tanta introspezione da fare, cioè veramente. Ecco, guardate, ho trovato l'eremita di Rider White e come potete notare, questa eremita ha una lanterna e anche un bastone, cosa che questo eremita qua non ha. Quindi la luce, la lanterna non è altro che la luce interiore. Sì, qua c'è un lupo che vi può portare, un lupo, perché alla fine la luce interiore non è altro che l'intuito, non è altro che quel sentire. Ecco, qua forse dovete affidarvi un po' di più alla vostra parte più animale, diciamo, alla vostra parte più viscerale. Voi dentro, nel profondo, lo sapete qual è il percorso per voi, lo sapete dove dovete andare a remare. Però è come se sia da parte vostra che da parte dell'altro, oppure anche solo per l'altro questo potrebbe valere, ci sia un po' un'impossibilità di fare questo. Non vuole affrontare se stessa questa persona, sembrerebbe. E finché non si affronterà completamente, secondo me qui è, cioè, impossibile avere un cambiamento. Cioè, deve avere il coraggio di affrontarsi completamente. Tra l'altro, qui io vedo che in realtà, cioè, mi ha dato una risposta con questo 9 di croci molto molto importante per questa relazione. Allora, questa relazione siamo arrivati a un punto in cui deve terminare questa sorta di cicli di tempo
termine ripresa, perché voi l'avete capito, il giochetto, lo hanno capito tutti, basta, e quindi siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati al termine di questo giochetto. Se la persona vuole veramente avere a che fare con voi, e ripeto, potrebbe anche essere l'inverso, quindi girate voi come vi risuona, deve fare questo. Deve affrontare se stesso sul serio, ma non per finta questa volta, perché voi non siete più. Guarda, sono entrambi al contrario queste carte. Voi non siete più neanche malleabili, manipolabili, quindi non è più possibile manipolarvi e farvi credere che l'abbia fatto, ma non è così. Quello che vedo è questo. Adesso andiamo a vedere i lati luce di questa relazione e anche di questa persona e di voi. Allora, quali sono i lati luce di questa persona? Voglio sapere solo, oddio, ok, solo i lati luce di questa persona. Quali sono i lati luce di questa persona? Quali sono i lati luce? Per voi, per chi legge i tarocchi, avrà già capito perché sto ridendo. Allora, quali sono i lati luce di questa persona? Allora, sul fondo del mazzo abbiamo questa carta. Allora, questa persona è, innanzitutto vi dico che è molto 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 attratta da voi, è una persona molto passionale e che ha una grandissima attrazione fisica nei vostri confronti, anche proprio dal punto di, cioè, gli ispirate qualcosa di particolare. L'intesa che avrebbe con voi non ce l'ha con molte persone. Quasi con, potrebbe essere addirittura nessuno in certi casi. Allora, quello che c'è da dire e come lati luce di questa persona è che è una persona molto razionale, molto ha dei confini veramente molto molto buoni, molto stabili, molto, cioè stabili, molto, come dire, netti. Cioè, se qualcuno cerca di fargli del male, questa persona è perfettamente in grado di difendersi, proteggersi e dire le cose con franchezza, dire le cose con fermezza. Questo è il suo lato luce più che emerge di più, e in più anche il fatto che è una persona molto passionale già di per sé, e in particolare per voi ha veramente un'attrazione molto molto particolare. Devo dire che quell'attrazione che, ripeto, potrebbe non essere, potrebbe essere qualcosa di particolare che c'è solo tra voi, non ha questo tipo di attrazione verso tutti, ma questo è anche, però, allora mi dice anche una cosa, mi dice che, cioè, uscita questa carta vicino, che mi dice anche che è qui, qui abbiamo una persona che torna trionfante a casa dopo una battaglia, mi dice che questa persona non è in grado di fare questo. Quindi in realtà non, forse non è in grado di esprimere questa attrazione che ha nei vostri confronti, oppure non è in grado di prendersi la vostra fiducia, o non è in grado di prendersi, di viversi, ecco, penso più questo, non è in grado di viversi quella che è la vostra passionalità di coppia, oppure proprio non è in grado di mostrarvela, non è in grado di comunicarvela, magari addirittura non è in grado neanche di metterla in pratica quando siete soli, ok? Cioè, stiamo parlando di questo purtroppo. Quindi sì, c'è questo lato luce molto molto bello, ma purtroppo c'è questo blocco che mi viene evidenziato dalla carta del 6 di bastoni. Inoltre, un altro lato luce di questa persona è che è una persona molto concreta in alcune cose, cioè quando molto ambiziosa e molto intraprendente, ecco, quando ci si mette a fare delle cose, le fa, trova i modi, trova le soluzioni, trova come creare, come fare le cose. Questo è un tratto distintivo. E questa sua fermezza, questo suo essere così, appunto,
anche molto schematico, schematica, lo aiuta moltissimo, la aiuta moltissimo nel fare questo. Allora, vi dico un'altra cosa, qui abbiamo questa carta, allora la carta degli amanti, questa è una carta che per me identifica le fiamme gemelle o comunque un rapporto divino. È uscita al contrario, quindi questo potrebbe significare, e questo è un messaggio che non ho chiesto ma che mi hanno mandato le carte, quindi è un messaggio molto importante sul quale magari dovete concentrare la vostra attenzione. Allora, questa persona potrebbe fingere di avere cioè, non fingere, ma presentarsi a voi come un rapporto divino. Quindi potrebbe apparirvi come un rapporto divino, ma in realtà non esserlo. Oppure potrebbe essere un rapporto divino, ma non essere in grado di mantenerlo, di tenerlo in piedi, proprio per i lati ombra che abbiamo visto prima. Adesso direi andiamo a vedere i vostri lati luce. I vostri lati luce. Quali sono i vostri lati luce? O ripeto ancora, della persona della quale abbiamo chiesto. Allora, qua sono uscite tre carte. Abbiamo la torre al contrario, abbiamo il 9 di spade con il paggio di denaro. Allora, ragazzi, qua non mi ha risposto a quello che ho chiesto, mi ha mandato un altro messaggio, quindi ve lo dico. Sembra quasi un messaggio di allarme, sembra quasi un messaggio che dice: fai crollare tutta questa cosa perché stai ponendo solo resistenza e basta. E in realtà ciò che ti crea non è altro che una situazione di sofferenza che ti fa stare sveglio la notte. Come vedete, questo individuo che appunto è con le mani in testa, nel letto di notte, con tutte queste spade che simboleggiano il mentale e che sono tutti i pensieri ossessivi con i quali ha a che fare ogni notte, ogni notte. Perché qui abbiamo a che fare con una persona che è un paggio di denaro al contrario, quindi una persona che potrebbe muovere dei passi, ma innanzitutto sono molto molto lenti, sono molto. Cioè, non sono passi concreti, non sono passi veloci, la persona non è veramente intenzionata a cambiare qualcosa di sé, non è veramente intenzionata a darvi quello che volete, forse è anche abbastanza inaffidabile, perché un paggio di denaro al contrario è una persona inaffidabile. Quindi qua, tra l'altro, è uscito questo messaggio a random, forse a qualcuno di voi può servire. Adesso andiamo a vedere i vostri. Oddio, abbiamo tirato su un'altra carta. Sempre il re di spade, forse perché vorrebbe tanto che questo re di spade se ne andasse, e non è altro che questo essere così rigidi di questa persona. Allora, mi si è girata una carta. No, niente. Allora, dicevo, vogliamo sapere adesso i vostri lati luce. Quali sono i vostri lati luce? 5 di spade. 5 di spade, i lati luce vostri, o appunto, ripeto, della persona, se volete, se li dovete girare al contrario perché le energie sono invertite. Allora, quali sono i lati luce vostri? Questa è uscita di sbiecola, prendiamo così, un'altra carta per voi. Quali sono i vostri lati luce? Quali sono i vostri lati luce? I vostri lati luce. Mi è esploso il mazzo. Olè. Quali sono i vostri lati luce? Ragazzi, è già uscita due volte, voleva proprio uscire. La morte. Allora, voi in realtà siete persone che. Allora, quello che mi arriva proprio come una sorta di schiaffone da questo messaggio è che voi siete diventati persone che non hanno più paura della morte. Ovviamente qua si parla di una morte spirituale. Cioè, se voi dovete trasformarvi o se voi dovete allontanarvi e lasciare qualcuno fuori al freddo con questo 5 di spade, come potete vedere, qui abbiamo proprio delle persone lasciate fuori al freddo, nella neve. Magari sbattute fuori di casa, eccetera. Voi siete in grado, se
Allora, se per il vostro bene maggiore, quindi per non provare questo 10 di spade, che poi appunto è farsi trafiggere dai mali altrui, se dovete ora ormai fare un taglio netto e lasciar fuori delle persone, voi siete tranquillamente in grado di farlo. E andare verso la morte, non avete più paura della morte, non avete più paura di andare verso la vostra trasformazione spirituale, di vedere cosa succede nella vita, perché tanto l'avete vissuto talmente tante volte che avete visto che non succede niente di così spaventoso e forse la paura che avete si può tranquillamente superare se ancora ne avete perché è normale. Però quello che vedo qui è che fondamentalmente nella maggioranza dei casi e nella maggioranza della vostra mente c'è questa non, questa, questo coraggio, voi avete molto coraggio e andate verso la morte. E sareste in grado di portare anche gli altri verso la morte. Ovviamente, ripeto, stiamo sempre parlando di una morte spirituale, verso la trasformazione. Cioè, voi forse volete, voi incarnate un po' l'energia della morte proprio anche nella vita, nel vostro modo di essere, perché vi sarete resi conto che tendete a portare sempre le persone verso una loro trasformazione. Quindi magari le persone che incontrate tendete a portarle verso, magari, non so, abbandonare delle energie karmiche con le quali lottavano da tempo per una nuova vita, magari per far fiorire la loro vera essenza. E questo è quello che voi fate con le persone e anche con voi stessi, ovviamente, perché avendo questa energia lo fate voi stessi in primis per voi. Quindi, ripeto, io quello che vedo qui è una persona che molto nel suo potere, cioè va bene relazioni, amore, innamorarsi, tutto quello che si vuole, amicizia, voler bene, ma quando qualcuno mi fa del male, taglio, tronco e buonanotte di netto e lasciate fuori le persone al freddo proprio perché questa carta di traverso così mi indica che siete voi che scegliete ormai se soffrire o se non soffrire. Siete voi a sceglierlo. Lo sapete che avete questa scelta in mano e riuscite sempre alla fine a prendere quella giusta. Se voi non volete soffrire più per causa degli altri, allora allontanate una persona. E badate, io qua non vedo carte di inganno, non vedo sette di spade, non vedo diavolo, non vedo nulla di strano. Quindi voi quando fate questo, lo fate perché siete impossibilitati a fare diversamente. Evidentemente, quando vi rendete conto che la persona in questione vi sta veramente solo scaricando addosso qualcosa magari che è una cosa sua da elaborarsi, no? O che ne so, magari quando la situazione è veramente troppo tossica, i comportamenti dell'altro sono troppo tossici, ecco, anziché farvi intossicare, voi tagliate e ciao, e vi salvate e piuttosto vi trasformate, piuttosto soffrite, piuttosto appunto elaborate la perdita di quella persona, ma non siete più disposti a stare nell'energia del 10 di spade, che appunto è la carta che più di tutte nel mazzo simboleggia la sofferenza. Vedete questo uomo trafitto da mille spade. Questi sono i vostri lati luce, quindi direi molto bello, molto caparbie come persone. Adesso io direi di chiedere delle delucidazioni ulteriori su quella che è la relazione. Quindi vediamo di avere due oracoli per quanto riguarda questa relazione. Vediamo di avere due oracoli per voi. Allora, no, aspettate, innanzitutto facciamo quei messaggini. Che cosa vorrebbe dirvi quella persona adesso? Che cosa vorrebbe dirvi la persona? Ripeto, potrebbero essere anche invertiti, vedete voi come vi risuonano. Ti ho tradito. Ti amo. E cosa vorreste dire voi invece a questa persona? Ti ho mentito. Non eravamo pronti, ora lo sono. Ripeto, potrebbe essere anche capovolto. Adesso voglio vedere un altro messaggio per l'altra persona. Ti controllo sui social. È un messaggio da parte vostra. Ti tengo in pugno. Ok. Allora, vediamo adesso di avere. Allora, ripeto, potrebbe essere
Da quello che vedo qui, la maggior parte di voi sarà l'altro, questo qui, quindi ti ho tradito, ti controllo sui social e ti amo. Questa persona dice che vi ha traditi, ma vi ama, quindi se vi ha traditi in passato, adesso ha capito e vi ama. Vi controlla sui social, quindi fate attenzione magari se avete un profilo Instagram, Facebook oppure anche su WhatsApp o qualsiasi altro. Cosa abbiate? Questa persona potrebbe controllarvi, potrebbe controllare magari le vostre pubblicazioni, le vostre storie, potrebbe guardare la vostra immagine del profilo. Se invece avete bloccato questa persona su tutti i fronti, potrebbe benissimo crearsi un account fake. Non ci vuole niente a creare un account fake, quindi assolutamente sappiate che vi controlla, vi spia, insomma. Allora, qui abbiamo invece da parte vostra ti ho mentito. Probabilmente la persona che potreste essere voi oppure quella della quale stiamo parlando potrebbe aver detto il falso su alcune cose. Quindi potrebbe. Andiamo magari a chiarire con i tarocchi perché abbiamo ti ho tradito e perché abbiamo ti ho mentito. E poi dice anche ti tengo in pugno. Quindi probabilmente voi riuscite a tenere in pugno la persona in questione in questo momento. Forse. Se siete quelli della morte e del 10 di spade che abbiamo appena visto, forse è per questo, perché avete capito che effettivamente non c'è più posto per la tossicità in questo rapporto. E quindi, pur di tagliare fuori questo rapporto e questa persona, siete disposti a fare di tutto. Per non avere tossicità, più tossicità in questo rapporto. Ed è quello il vostro nemico, non la persona. Il vostro nemico è la tossicità che c'è in questo rapporto e che questa persona continua a portare nel rapporto continuamente. Allora, adesso vediamo anche questo. Non eravamo pronti, ora lo sono. Infatti, probabilmente adesso voi avete la forza per tenere in pugno questa persona e magari anche controllare alcuni suoi atteggiamenti così che non porti tanta tossicità nel rapporto. Adesso io direi di andare a chiarire come mai c'è il messaggino ti ho mentito, perché c'è scritto ti ho mentito, perché ti ho mentito. Ok, bene, allora abbiamo la temperanza, abbiamo il 7 di. No, vabbè. Il 7 di coppe al contrario e l'eremita. Perché abbiamo. Vabbè, vi dico prima questo. Allora, che cosa significa questa cosa? Significa che forse voi vi siete mostrate o mostrati come libertini, come se aveste milioni e miliardi di possibilità. Che vi allettano come se non lo so, ma in realtà voi state lì ad aspettare questa persona. E siete nell'energia ancora dell'eremita, quindi della persona che è solitaria, della persona che lavora sul proprio percorso spirituale e state ad aspettare le tempistiche divine, perché voi ci credete in questo rapporto. Quindi se gli avete fatto credere che magari avete tanti spasimanti, in realtà non è così. E quindi spero che questa persona non veda mai questo video perché vuol dire che si toglierebbe tanti dubbi su questo punto. Insomma, vabbè, comunque sappiate che se si tratta della persona della quale chiedete, non vi ha mentito in maniera brutta, ma vi ha mentito dicendovi che può fare a meno di voi quando in realtà non può fare a meno di voi. Ora vediamo perché c'è ti ho tradito da parte dell'altro invece. Perché c'è. La carta ti ho tradito. Allora, infatti, allora, qui abbiamo un asso di spade, un 4 di coppe e un 5 di denari. Allora, questa persona vi ha traditi e non è stata in grado di comunicare a parole, cioè. Questa persona è stata guidata dal mentale, è stata guidata da. Ve lo ha comunicato, secondo me, che vi ha traditi. Ve lo ha detto. E comunque, insomma, dicevo, non è. Non ci sono scuse per quello che ha fatto. È caduta nel mentale o in chissà quale schema. Però quello che vi vuole dire qui è che qua c'è stata comunicazione riguardo a questo argomento. Ve lo ha detto in qualche modo, ve l'ho fatto sapere, ve lo ha comunicato, ne avete parlato. Quindi sì, è stato svelato.
Allora, queste due carte invece mi mostrano il comportamento che la persona ha avuto con voi quando vi ha traditi, ovvero questa carta del 4 di coppe, come potete vedere, mi mostra un uomo seduto sotto un albero che riceve una coppa, ma che con le braccia conserte continua a non considerare ciò che riceve, quindi praticamente lo dà per scontato, praticamente quasi lo schifa, lo disprezza. Questo è stato l'atteggiamento che questa persona ha avuto con voi nel momento in cui appunto vi ha lasciati fuori al freddo, come appunto ribadisce ancora la carta del 5 di denari. Vi ha lasciati letteralmente fuori al freddo, cioè voi c'è stato un periodo in cui non vi sentivate, cioè vi sentivate lasciati fuori. Lasciati fuori dalla sua vita, lasciati fuori dalla sua emotività, lasciati fuori dal suo mondo, vi ha sbattuti fuori dal suo mondo e poi ha fatto quello che ha fatto. Quindi questo è il... insomma, quello che è successo. Allora, vediamo se questo ti amo è vero o è finto. Perché dice ti amo? Ti amo, perché dice ti amo la persona della quale avete chiesto? Perché dice ti amo? Opla. Allora, no, il ti amo è autentico. Abbiamo un 10 di coppe, quindi sì, la persona vi ama veramente e vorrebbe costruire con voi veramente una sintonia. Vorrebbe costruire un legame duraturo. Qua ci sono anche due figli, quindi magari per alcuni di voi potrebbe veramente voler mettere su famiglia, avere dei figli con voi, avere una vostra casa, avere un vostro. Una vostra dimora, un vostro mondo, crearvi il vostro mondo e questo è l'ideale di questa persona. Vorrebbe veramente costruire qualcosa con voi. Adesso vediamo perché voi invece avete detto non eravamo pronti, ora lo sono. Perché avete questo? Perché avete detto questo? Perdonatemi. Allora, abbiamo quante carte? Due di spade al contrario, abbiamo il due di denari, abbiamo il diavolo, oh mamma, abbiamo la morte, abbiamo il cavaliere di bastone al contrario, abbiamo la casa, oddio, diciamo, insomma, il quattro di bastone al contrario, poi abbiamo nove di spade e la torre. Cavolo, voi avete fatto veramente, veramente un grande percorso spirituale in questo quello in quello che vedo in questa stesa. Allora, sul fondo del mazzo c'è il 3 di denari, il che mi parla di collaborazione tra voi e questa persona, quindi quello che mi dice è che adesso sarebbe diverso. Poi quello che vedo è anche questo, allora, il lavoro spirituale che avete fatto. Allora, questo due di spade al contrario con il due di denari mi fa vedere che voi siete passati da una situazione di dissonanza cognitiva, quindi nella quale praticamente non sapevate cosa pensare, cosa credere né di questa persona né di voi, quindi eravate costantemente in balia di non sapere che cosa credere, che cosa pensare, quale fosse la verità, quale fosse non la verità. Non capivate quasi più niente, forse per anche un stato mentale che questa persona vi aveva creato, no? La dissonanza cognitiva è proprio quando abbiamo all'interno della nostra mente dei pensieri contrastanti. Magari, per esempio, pensiamo che una persona da una parte di noi pensa che sia una persona affidabile, buona, eccetera, e l'altra invece che sia qualcuno di cui non fidarsi, qualcuno che ci vuole fare del male e magari non sappiamo a cosa credere. È la cosa più dolorosa, una sensazione più dolorosa che si possa provare. Voi vedo che avete provato questa cosa per molto tempo, ma poi adesso ne siete usciti e infatti avete preso voi in mano la situazione, avete preso voi in mano le redini di questo rapporto. E anche proprio ovviamente della vostra mente, della vostra persona, avete capito la realtà delle cose, avete costruito la vostra realtà anche con i vostri ragionamenti, con la vostra razionalità. Però quello che vedo è che avete proprio acquisito maggior realtà. Allora, abbiamo questo diavolo con la morte, il che mi mostra che voi avete recuperato anche, e qua mi dice una cosa un po' bruttina, ve lo devo dire, avete recuperato la vostra sessualità.
Perché vi dico una cosa un po' bruttina? Perché potrebbe essere che questa persona vi abbia anche reso dipendenti da lui o da lei dal punto di vista sessuale. Adesso voi non siete più dipendenti da questa persona, avete ripristinato la vostra energia sessuale. Però comunque vi sono rimasti dei pensieri ossessivi riguardanti questa persona. Ripeto, passando attraverso la notte buia dell'anima, siete passati attraverso la morte, che appunto è la trasformazione che avete fatto, e avete, grazie a questo, diciamo, scoperto che non volete più, per forza di cose, trovare una persona con la quale passare la vostra vita. Cioè, non che non vogliate, ma per voi, piuttosto che passare la vita con una persona che vi fa del male, siete disposti anche a passarla da soli, piuttosto. Quello che vedo è questo. Inoltre, avete diminuito molto, molto la vostra impulsività, che era qualcosa che vi dava dei problemi, quindi avete imparato a gestire molto bene le vostre emozioni in modo da poter ponderare bene che cosa fare o che cosa dire prima di farlo, e questo vi porta molta, molta, molto, molto potere riguardo alla vostra vita. Inoltre, vedo che vi siete anche stufati di soffrire questa situazione di avere pensieri ossessivi, non dormire la notte vi ha stufato, perché l'avete vissuta per tanto tempo, per tanti anni, e adesso il vostro tempo è terminato. Qui c'è una torre, quindi significa che letteralmente state facendo crollare tutte queste, tutte le situazioni. Quando vi arriva una situazione che vi può potenzialmente far star così, voi la radete al suolo, la fate crollare. La distruggete anche di proposito, oppure la distrugge comunque il vostro inconscio, la distrugge la vostra parte più alta perché non vuole più stare come è stata prima. Questo è quello che emerge da quello che abbiamo letto. Adesso io direi di andare a vedere se abbiamo degli oracoli per voi. Ho degli oracoli per questa lettura. Allora, vediamo se abbiamo un oracolo per la relazione. È solo questione di tempo, ci dice. Vediamo se abbiamo altri oracoli. Altri oracoli per questa relazione. Abbiamo altri oracoli per questa relazione. Abbiamo altri oracoli per questa relazione. Sei sulla strada giusta. Abbiamo altri oracoli per questa relazione. Abbiamo un altro oracolo per questa relazione. Abbiamo un altro oracolo. Dovrei farne degli altri di oracoli, tra l'altro. Coming soon, arriveranno. Affida tutto all'universo. Allora, adesso andiamo a chiarire con i tarocchi perché abbiamo questi tre oracoli. Allora, perché abbiamo l'oracolo di è solo questione di tempo al contrario? Perché abbiamo questo oracolo? Regina di denari. Nove di coppe e papessa. Allora, io vi dico che qua è solo questione di tempo prima che tu ritorni nella tua centratura. La regina di denari, che è una persona realizzata economicamente, una persona realizzata nei suoi sogni, nei suoi desideri, nella sua carriera, nella sua vita concreta. Il 9 di coppe è la carta di chi festeggia abbondanza in solitudine. E la papessa è la carta di chi rimane nascosto o nascosta. E qui c'è anche un rimando al fatto che qualcuno potrebbe dover ancora incontrare la persona giusta, in realtà. Adesso vediamo perché abbiamo sei sulla strada giusta. Regina di spade, al contrario, gli amanti. Vediamo un'altra carta. Perché abbiamo sei sulla strada giusta? Abbiamo il 6 di spade, al contrario. Allora, forse questa relazione vi serve, come abbiamo già ripetuto prima, a sviscerare dei traumi che avete dentro.
È come se vi triggerasse tantissimo. Il trigger non è altro che un rinnesco di un trauma avvenuto prima, precedentemente. Come se con un bisturi questa persona andasse ad aprire una ferita infetta e voi aveste la possibilità di ripulire quella ferita grazie a questo aprirla con il bisturi, no? So che è un esempio un po' macabro, però penso che vi faccia capire molto bene che cosa intendo. E a volte le relazioni disfunzionali sono molto utili per questo proprio. Sono indispensabili. E in realtà qui abbiamo un impossibile. Cioè, il vostro problema è che voi non riuscite ad andare oltre, verso acque più tranquille, non riuscite a lasciarvi il passato alle spalle. E qui, tra l'altro, vedo anche che dovete correggere una vostra attitudine, un vostro, diciamo, modo di fare, che può essere magari molto impositivo, cioè vi imponete molto sugli altri in certi momenti, non siete equilibrati. Cioè, tendete, ripeto, a imporvi sugli altri. Potreste avere questo atteggiamento in alcuni casi. E in realtà qua c'è anche lo scopo di farvi capire qual è veramente la strada della vostra vita, l'amore della vostra vita, o comunque il fatto, cioè, qual è l'amore che voi desiderate davvero nella vostra vita. Questo o qualcosa di più sano? Ah, perché abbiamo affida tutto all'universo al contrario. Quindi, insomma, quello che vi vuole dire questo oracolo è che tu, anche se stai attraversando una relazione tossica, sei all'interno di una relazione tossica, sei sulla strada giusta perché questa relazione ti è stata mandata o l'hai voluta e l'hai creata perché è la tua strada, perché è di lì che devi passare, è un ostacolo che devi superare. Quindi, questo. Adesso vediamo perché abbiamo affida tutto all'universo, al contrario, e abbiamo la carta del 9 di spade con il 4 di bastoni e abbiamo l'eremita e poi abbiamo il cavaliere di spade. Allora, probabilmente alcuni di voi pensano che non ci sia, cioè non riescono a vedere il grande disegno che è costruito dietro questa cosa, cioè non riescono a vedere quale possa essere il grande disegno che sta dietro anche a questa relazione, cioè perché se vedessero il grande disegno che c'è dietro tutta la vostra vita, capirebbero anche perché c'è questa relazione, qual è il suo scopo. E qui è proprio questo il messaggio. Forse tu non vedi questo, quindi non affidi tutto a questo grande disegno. Ovviamente per alcuni potrei dirvi che siete voi i creatori, ma per altri vi direi che è stato Dio a crearlo per voi o è stato l'universo a crearlo per voi. In ogni caso, il significato è lo stesso e dovete rimettere le vostre preoccupazioni agli angeli, alle figure di riferimento alle quali vi affidate, a voi stessi, al vostro inconscio, a qualcosa di più grande, che poi non è altro che la stessa intelligenza che vi ha creati. Voi non sareste in grado di creare un corpo umano come ha fatto la natura. Ecco, quella stessa intelligenza in realtà non lo sappiamo, ma ci guida durante tutto il nostro percorso di vita. E se ci affidiamo a quella intelligenza lì, in realtà siamo in grado di prendere le decisioni più difficili della nostra vita e di prendere le decisioni giuste per noi. Quindi forse quello che vi dice è questo. Non ti preoccupare se non sta arrivando la persona giusta, non ti preoccupare se devi soffrire, non ti preoccupare se ti senti solo e se a volte hai degli atteggiamenti che ti sembrano troppo impulsivi o magari esplodi in scenate di rabbia, non ti preoccupare perché fa tutto parte del grande disegno, fa tutto parte di quello che devi realizzare. Quindi non avere paura se rovini qualche rapporto con queste cose perché in realtà quel rapporto si sarebbe rovinato comunque. Allora, non ho carte, devo dirvi la verità, cioè che mi indichino che questa è una relazione divina o che è una relazione che è destinata a stare nella vostra vita. Quindi io non credo che sia una relazione che deve stare nella vostra vita per sempre. La risposta è negativa. Però andiamo a vedere con gli oracoli di avere un ulteriore messaggio. Non mi sono uscite
carte particolarmente belle o, che ne so, fiamma gemella, anima gemella, non mi sono uscite queste carte dagli oracoli e mi sono uscite altre carte, quindi ve lo dico, la risposta è questa. Probabilmente è una relazione karmica la vostra, è una relazione nella quale dovete ancora imparare tante cose e l'altra persona deve imparare tante cose da voi e quindi state continuando magari a interagire, a scambiare parti della vostra vita. Allora, qui abbiamo la meditazione porta risposte. E vediamo un'ultima carta per voi. Eccola qui. Tempismo perfetto. Sul fondo del mazzo c'è nelle prossime poche settimane. Allora, penso che comunque nella vostra relazione o nella vostra vita, se volete chiudere, ci saranno grandi e felici cambiamenti. Ci sarà anche un tempismo perfetto. Nelle prossime poche settimane accadrà qualcosa che vi cambierà completamente magari la prospettiva. Inoltre abbiamo appunto questo suggerimento a meditare perché secondo me alcuni cambiamenti potranno avvenire proprio grazie alla vostra meditazione, quindi il vostro calarvi dentro di voi e vedere determinate cose che magari adesso ancora non vedete. Ci saranno dei grandi e felici cambiamenti in ogni caso. Fatemi sapere se ha risuonato questa lettura. Volevo dirvi che questo è una sorta di demo di come io faccio le letture private, quindi posso andare a approfondire ancora anche in realtà ulteriormente, andare a vedere proprio i minimi dettagli. Ora sono stata su una lettura abbastanza generica, però volevo anche farvi vedere che è così che leggo le carte privatamente. Adesso al momento i consulti privati sono sospesi, ma li riattiverò. Quindi se vi fa piacere avere un consulto privato con me, potete scrivermi alla mail che trovate sotto nell'info box e mettervi in contatto con me per sapere appunto le modalità. Io vi ringrazio, fatemi sapere se questo tipo di video vi piace, più magari di quelli interattivi, in questo caso li riproporrò molto volentieri anche come premiere, come abbiamo fatto oggi. Io vi saluto e vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Noi ci vediamo domani sempre alle 20. Buona serata.